Salve e bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vi vorrei proporre un lavoro che sicuramente conoscete già perché visto in tanti tutorial in maniera magari diversa da quella che vi presento oggi io e che ho voluto elaborare in maniera particolare. Si tratta di un intreccio di punti Salomon che di solito si incrociavano con i punti Paffo, con i punti stesso Salomon o con punti alti. Io questa volta invece, come vi ho presentato, ho utilizzato al posto dei soliti punti che si incrociano col punto Salomon dei punti a forma di fogliolina utilizzando un doppio punto alto. Quindi, essendo vicina la stagione molto più calda di questa, ho pensato a un punto traforato che mi piace moltissimo, lavorato magari in cotone e leggerissimo da utilizzare, sia come scialle, sia come velo, sia come stola, anche no, perché una copertina da bebè, i colori diversi e sempre in filo di cotone. La particolarità della mia rivisitazione su questo lavoro sono proprio le foglioline, queste forme di fogliolina che sostituiscono gli altri punti. Niente di particolare, niente di più. È una mia rivisitazione, volevo mostrarla anche a voi e spero che vi piaccia e possiate anche utilizzarla nelle creazioni che più avrete modo di realizzare. Scusate. Quindi io andrei subito a elaborare, anche se magari conoscete già il punto, voi che lavorate bene l'uncinetto, conoscete l'uncinetto e per chi non lo conosce io vi dimostro come ho elaborato questo tipo di rivisitazione del punto. Allora, si fanno delle catenelle, chiamiamo così, intervallando il punto. In questo caso la fogliolina col punto Salomon o spuma di mare, la fogliolina e il punto Salomon, poi di nuovo la fogliolina che io vi rappresento in questo modo. Faccio 4 catenelle che rappresentano il doppio punto alto, faccio la doppia gettata sull'uncinetto, vado sul punto di base di queste 4 catenelle. Faccio il doppio punto alto, ma lo lascio sull'uncinetto. Ne faccio 3. Incluse le 4 catenelle, diventano 4. Quindi 3 con questo, 4 con quest'altro doppio punto alto. Le lascio tutti e 5 questi anelli sull'uncinetto e li chiudo insieme perché voglio dare una forma vera e propria di fogliolina al mio lavoro. Quindi non mi vorrei prolungare molto per non anche annoiarvi, penso di farlo breve e l'elaborazione è facile e ripetitiva. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Faccio un altro punto Salomon e cerco di mantenere anche una certa distanza del punto Salomon che corrisponde a quello della fogliolina per non essere molto molto più differenti. E poi rafforzo il punto con una catenella e faccio il mio punto, la mia fogliolina. 4 catenelle. Doppia gettata sull'uncinetto, sul punto di base delle 4 catenelle, lavoro altri 2, altri 3 doppi punti alti. Li lascio sull'uncinetto. 1, 2. Doppia gettata. E poi lo tiriamo fuori e lo lavoriamo, anche questo doppio punto alto. Quando sono tutti e 4 sull'uncinetto, questi anelli li chiudo insieme.
Ora vogliamo voltare lavoro. Per voltare lavoro devo fare un altro punto fogliolina, chiamiamolo punto fogliolina. Io lo rafforzo con 2 catenelle e faccio una sorta di punto basso, 4 catenelle e la mia doppia gettata sull'uncinetto e poi vado sul punto di base e lavoro i miei 3 doppi punti alti. 1, 2 e 3. E poi li chiudo tutti e 5 gli anelli che sono sull'uncinetto insieme, così, dando una sagoma di fogliolina al mio punto. Per fare sempre la girata del lavoro faccio un altro punto Salomone, così, che sia quasi uguale come distanza, grandezza, larghezza, come volete credere voi, a quello che è la nostra foglia. Giro il mio lavoro come sto facendo, notatelo, e vado qui nel primo nodino del punto Salomon sottostante e faccio un punto basso e chiudo. Quindi mi trovo questa sorta di rombo. Un attimo che ve la voglio far vedere, un rombo dove combaciano i 2 punti Salomon e le 2 foglioline. Così andremo avanti. In questo modo, adesso io mi trovo a fianco alla fogliolina e per mia, diciamo, idea, faccio una catenella e un punto basso per rafforzare qua dove c'è il nodino, la base che sarà poi della mia prossima fogliolina. Quindi 4 catenelle, doppia gettata. E poi i nostri 3 doppi punti alti. Che lascio sull'uncinetto e chiudo insieme. Così. Chiudo, blocco, faccio una catenella, tiro il filo con la stessa distanza che ha come la fogliolina, una catenella. E vado a chiuderla nel nodino sottostante dove c'è l'altro punto Salomon qui e faccio un punto basso. Questo punto basso io lo rafforzo con una catenella e un altro punto basso perché mi serve di base per creare l'altra fogliolina. 4 catenelle e 3 doppi punti alti. 1, 2 e non chiudo, 1, 2 e non chiudo, 1, 2 e non chiudo e chiudo ora, proprio per dare una sagoma di foglia al mio lavoro, bellino. Una catenella per bloccare, una catenella per avanzare con il punto Salomon, così tiro il filo. Faccio il mio punto Salomone, punto basso e una catenella di rinforzo. Vado nell'altra catenella di base sottostante, nell'altro nodino, scusate, del punto Salomone e faccio un punto basso. Ripeto, questo punto basso io lo rafforzo con una catenella e un punto basso stesso di base per fare la mia prossima fogliolina. 2, 3, 4, poi i 3 doppi punti alti che lascio aperti, appesi in attesa sul mio uncinetto e poi li chiudo tutti e 5 insieme questi anelli così con una catenella. Ora devo fare per rigirare il lavoro un'altra fogliolina. Quindi faccio un'altra fogliolina, 1, 2, 3, 4, catenelle, doppia gettata sull'uncinetto, poi vado nel punto di base delle 4 catenelle
e lavoro i miei tre doppi punti alti che non chiudo. 1, 2 e 3. Li chiudo insieme così ora. Poi una catenella, una di rinforzo, tiro il filo e faccio un punto Salomon che mi serve per girare il lavoro nuovamente. Infatti giro il lavoro, attenti a non confondervi con l'altro lato, e vado nel nodino sottostante dove c'è l'altro punto Salomon, così. Non voglio girare il lavoro, ecco qua. E faccio un punto basso. Entro nel nodino e faccio il punto basso. Quindi ho realizzato nella seconda parte del nostro giro un altro rombo, due foglioline e due punti Salomon. Proseguiamo. Questo punto io lo rafforzo con una catenella e un punto basso, in questo modo. Faccio 4 catenelle che rappresentano un doppio punto alto, la doppia gettata, scusate la voce che sta andando via. Faccio 1, 2, 3 doppi punti alti e chiudo insieme una forma di fogliolina. Una catenella di rinforzo, tiro il filo, una distanza quasi parificata a quella della fogliolina e faccio un punto Salomon o spuma di mare o streghetta, come viene chiamato in tanti modi diversi. Vado a chiudere nel punto, nel dondino sottostante al punto Salomon e rafforzo di nuovo questa base con una catenella, un punto basso e faccio le mie 4 catenelle che rappresentano poi l'inizio della foglia. Sullo stesso punto base 3 doppi punti alti che lascio appesi all'uncinetto. E li chiudo insieme per dare una parvenza vera simile a una foglia, in questo senso, non per altro, per renderla più particolare, più bellina a vedersi come fogliolina. Un altro punto Salomon e vado nuovamente a chiudere nel nodino sottostante dell'altro punto Salomon, così. Rafforzo questo punto e io devo fare un altro punto fogliolina per girare nuovamente. Quindi faccio di nuovo le 4 catenelle, la doppia gettata e i 3 doppi punti alti. E chiudo. Dopodiché farò un'altra volta una foglia punto a forma di foglia, 1, 2, 3, 4, sulla base, punto base di questi 4 catenelle faccio i miei doppi punti alti, 1 e lo lascio sull'uncinetto, 2 e 3 e chiudo così con un punto Salomon. Mi serve per girare il lavoro. Rigiro il mio lavoro e infatti mi trovo di nuovo sul nodino del punto Salomon, questo
che ho sottostante al lavoro precedente, chiudo con un punto basso e mi ritrovo di nuovo il rombo, chiamiamolo rombo, che è composto dalle due foglioline e dai due punti Salomone, così. Come era sottostante, come era anche prima e come era adesso. Quindi mi proseguo il mio lavoro, che è anche ripetitivo. A questo punto avete capito come, spero di essere stata io semplice nello spiegarvelo. Faccio un punto basso per rafforzare questa base, 4 catenelle, doppia gettata, doppio punto alto per 3 volte, che non chiudo e lascio in attesa sull'uncinetto e chiudo insieme. Blocco, faccio una catenella per tirare il filo del punto Salomone o spuma di mare, come volete chiamarlo. Vado nel punto sottostante dove c'è l'altro nodino del punto Salomone e faccio un punto basso. Qui rafforzo di nuovo questa base con una catenella, un punto basso, è una mia idea per rafforzare quella che sarà la mia prossima fogliolina e lavorarla anche. 1, 2 e 3 doppi punti alti. Che chiudo insieme così, una catenella di rinforzo per tirare il filo, faccio il punto Salomone, il punto basso, una catenella per bloccarla e vado nel nodino sottostante dell'altro punto e mi ripeto, cioè faccio di nuovo due foglioline come ho fatto qua, un punto Salomone e rigiro il mio lavoro. Il punto Salomone va a combaciare sul punto sottostante, poi ripeto, nell'incrocio dove mi trovo con la foglia già fatta, mi rafforzo la base e faccio un'altra fogliolina. Poi allungo, faccio un punto Salomone e di nuovo una fogliolina, un punto Salomone e una fogliolina. Ricordatevi comunque sempre che per lavorare questo tipo come lo possiamo chiamare, di lavoro, di campione, come sto facendo adesso, si possono utilizzare il numero di catenelle che chiamiamo catenelle, anche se sono alternati punti Salomon con punti fogliolina in questo caso, che debbano sempre iniziare con un punto fogliolina e finire con un punto fogliolina. Deve essere così il lavoro che si svolge sia per la lunghezza che desiderate, ma anche per l'altezza che volete scegliere e pensate che sia meglio per voi in quello che dovete elaborare. Spero che sia un'idea nuova, che vi piaccia. Un'idea così quasi estiva. Chiamerò questo lavoro foglie al vento perché si tratta di foglie e non per altro. È un lavoro rivisitato, lo premetto che non è una cosa nuova, ma mi piace perché essendo traforato, essendo tanti punti che si intrecciano fra di loro, è un lavoro che permette di essere utilizzato nel periodo estivo. Con il cotone in maniera ancora più particolare. Quindi non mi rimane ora che ringraziarvi per la vostra attenzione, per salutarvi e per augurarmi di migliorarmi sempre nel quello che vi mostro e vi presento e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie, en crochet. Ciao!